Capitolo primo. In un pomeriggio di fine marzo, Altiero Ranelli, un giovane giornalista del Gazzettino di Venezia, entra nell'ufficio del direttore. «Ho una grande notizia!» grida contento. Il direttore, un bell'uomo di 50 anni, alza la testa e guarda il ragazzo. «Buongiorno, Altiero. Cosa succede?» «Ricorda Arlecchino e Pantalone!» «Certo, li ricordo bene. Tutta Venezia nelle ultime settimane ha parlato di loro. Ma tu perché non stai scrivendo il tuo articolo sul Festival del Cinema?» «Perché ho scoperto una cosa importante!» Mentre parla, Altiero gira velocemente intorno al tavolo e va davanti al computer. «Io non ho mai pensato ad Arlecchino e Pantalone!» dice. «Scrivo di cinema! La cronaca nera non mi interessa! Ieri, però, ho trovato queste lettere su Mondonet!» «Mondonet? E cos'è?» «Ma come? Non lo conosce! È un sistema di posta elettronica! Serve per mandare messaggi via computer!» «Ah, sì, è una bella cosa. In pochi secondi è possibile mandare una lettera a New York o a Tokyo. Però non capisco, Altiero. Qualcuno ci ha scritto dal Giappone?» «Non esattamente, direttore. Non so come, ma sui nostri computer sono arrivate delle lettere private. Guardi, qui dentro c'è tutta la verità su Pantalone e Arlecchino.» Il direttore legge dal computer. «Lettera di Colombina ad Arlecchino. E chi è questa Colombina?» «La figlia di Pantalone!» Lettera di Colombina ad Arlecchino. Venezia, 3 marzo. «Arlecchino, che brutta storia! Sto diventando pazza, non so più cosa pensare. Davvero hai ucciso mio padre? È tutto così strano. Solo 2 giorni fa ti ho visto felice. Mi ricordo quando all'inizio della festa di Carnevale hai cominciato a parlare di musica, di pittura e a leggere poesie. Sei stato bravissimo. È sempre così quando parli di arte, della tua arte. Diventi un dio. Cos'è successo dopo? Ti ho visto insieme al signor Brighella. Di cosa avete parlato? Io sono andata a ballare. Non ricordo un altro carnevale con tante persone e soprattutto con una musica così bella. Verso mezzanotte, senza un motivo, la musica è finita e un amico mi ha chiamato. Non dimenticherò mai la sua faccia e le sue parole. Tuo padre è morto, mi ha detto. Io non ho chiesto niente. Sono andata subito nell'ufficio di papà, ma non ho trovato nessuno. Per un momento ho pensato ad un brutto scherzo. Poi tutti hanno cominciato a ripetere le stesse parole. Pantalone è morto, Pantalone è morto. E la festa è diventata un funerale. Senza capire ho seguito la gente. Così sono arrivata nella tua camera. Là, su una sedia, con le braccia aperte, la testa all'indietro e quel terribile tagliacarte nel cuore. Ho trovato mio padre morto. Vicino a lui ho visto anche te. Mi hai guardato negli occhi e poi, senza dire una parola, veloce come un gatto sei andato via. Da quel momento tutta Venezia dice che tu hai ucciso Pantalone. Io so che non può essere vero. Ma allora chi è stato? E chi ha portato il corpo di papà nella tua camera? Scrivi presto. Ho bisogno di una delle tue bellissime lettere. Voglio sapere dove sei e come stai. Ti amo, Colombina.» Capitolo secondo. Il direttore ha finito di leggere e ora guarda Altiero con curiosità. «Perché mi hai chiesto di guardare questa lettera? A me le storie d'amore non interessano.» «Ma direttore, lei sa bene che Pantalone è stato un grande banchiere e che la sua banca è molto importante a Venezia.» «È vero, Altiero. Questa Colombina però non parla certo di banche e di affari.» «Ha ragione, ma su Mondonet ho trovato molte altre lettere e non tutte parlano d'amore. Guardi questa, per esempio. Dice cose molto interessanti su quella morte.» «Senti, Altiero, ho molto da fare. Se tu pensi di conoscere la verità sulla morte di Pantalone, scrivi un articolo. Adesso però vai a lavorare, per piacere.» Su Venezia comincia a piovere. Il direttore del Gazzettino chiude la finestra e risponde al telefono. «Una buona notizia», dice quando riattacca. «Non dovrò incontrare il presidente oggi pomeriggio. Meglio così. Non mi piace uscire quando piove.» «Allora ha qualche minuto per me e può vedere quest'altra lettera.» Il direttore non risponde. Guarda a lungo il suo giovane giornalista. «D'accordo», dice alla fine. «Leggiamo ancora un po'.» Lettera di Arlecchino a Colombina. Venezia, 6 marzo. «Carissima Colombina, grazie per la tua lettera. L'ho letta con molto piacere. Qui sono sempre solo.
In questi ultimi giorni ho parlato soltanto con il mio avvocato per telefono. Non ti posso dire dove sono perché ho molta paura della polizia. Ho avuto paura anche di te e per questo non ti ho scritto subito. Devi capire, tutti i giornali dicono che ha ucciso tuo padre. Perché? Perché hanno trovato il suo corpo in camera mia? Ma io non ho mai avuto problemi con Pantalone. Lui mi ha sempre aiutato molto. Per anni ha comprato i miei quadri e ha trovato i soldi per le esposizioni dei miei lavori. Mi ha anche dato una grande camera in casa vostra per vivere e lavorare e così, per 2 anni, ho abitato con voi. Insomma, per me tuo padre è sempre stato un grande amico. Ho bisogno di pace per pensare. Devo trovare la forza per uscire da questa situazione. Voglio capire chi ha portato Pantalone in camera mia e poi spiegare alla polizia che io non ho ucciso nessuno. Ti devo dire un'altra cosa. Sono senza una lira. È anche per questo che ti scrivo. Ricordi il mio ultimo quadro? È un tuo ritratto e so che ti piace molto, ma io ho bisogno di soldi e lo devo assolutamente vendere. Mi puoi aiutare? Brighella, il ricco uomo d'affari, amico di tuo padre, è molto interessato a quel lavoro. Oggi gli scriverò per sapere se lo vuole comprare e gli dirò di parlare con te. Il quadro infatti è ancora a casa tua, nella mia camera. Tu come stai? Mi manchi. Mi mancano le tue parole, il tuo amore. Questa brutta avventura deve finire presto. Ti voglio vedere e abbracciare. Un bacio. Arlecchino. Lettera di Arlecchino a Brighella, Venezia, 6 marzo. Egregio signor Brighella, la conosco da molto tempo. Anche lei, infatti, è stato un grande amico di Pantalone. Ora, come sa, la mia situazione è molto difficile. La polizia mi sta cercando e se non voglio andare in prigione, devo stare lontano da tutto e da tutti. Qualche sera prima della festa di Carnevale, lei è venuto a casa nostra per parlare d'affari con Pantalone. Poi, prima di andare via, è entrato in camera mia per vedere il ritratto di Colombina, lo ricorda? Se non sbaglio, quel quadro le è piaciuto molto. In questo momento ho un grande bisogno di soldi e devo assolutamente vendere. Se è interessato a comprare, può parlare con Colombina. Il quadro infatti è ancora a casa di Pantalone. Non ho molte altre cose da dire. Resto chiuso in questo posto tutto il giorno e non parlo con nessuno. Posso comunicare solo attraverso Mondonet. Aspetto sue notizie. Arlecchino. Lettera di Brighella a Colombina. Venezia, 9 marzo. Cara Colombina, come stai? Sono stato molto amico di Pantalone. Per anni la sua banca mi ha aiutato negli affari e oggi, in questo momento così difficile, sento di dover fare qualcosa per te. Ho molto lavoro, ma tu mi puoi chiamare quando vuoi. Cercherò di essere un secondo padre. Qualche giorno fa ho ricevuto una lettera da Arlecchino. Non conosco molto bene quell'uomo, ma so che quando parla di arte dice cose veramente interessanti. Anche i suoi lavori mi sembrano molto belli. Certamente è un grande artista. Nella sua lettera Arlecchino scrive di voler vendere il tuo ritratto. Ho visto quel quadro e mi piace molto, ma io lo posso comprare. Posso dare dei soldi all'assassino del mio amico Pantalone. Devi sapere che alla festa di Carnevale, poco dopo le 10, ho visto Arlecchino entrare nella sua camera con Pantalone e i medici dicono che tuo padre è morto proprio tra le 10 e le 11. Non solo. Più tardi ho incontrato Arlecchino nel salone della festa. Gli ho chiesto di salire nella sua camera per vedere di nuovo il quadro, ma lui non ha voluto. Capisci? Non ho mai parlato con nessuno di questo, anche perché conosco i tuoi sentimenti per quell'uomo. Ma adesso cosa devo fare? Devo andare alla polizia? Se vuoi, posso venire da te per parlare ancora di quella sera. Per ora ti abbraccio e a presto. Brighella. Capitolo terzo. Allora, Altiero, cosa c'è di nuovo in queste lettere? È chiaro che Arlecchino è l'assassino di Pantalone. Non è così. Sono sicuro che la verità è un'altra. Arlecchino non ha ucciso nessuno. Noi sappiamo che... Aspetta un momento.
Prima ho bisogno di un caffè. Quando piove ho sempre sonno. Lo vuoi anche tu? Va bene, ma mi lasci finire. Dunque, dove sono arrivato? Ah, sì, noi sappiamo che poco dopo le 10 Arlecchino è entrato nella sua camera con pantalone, poi è andato alla festa e ha incontrato Brighella. Questo è chiaro. Dice il direttore mentre prende il telefono per ordinare il caffè al bar. Ma perché dici che Arlecchino non è l'assassino? Per capire, deve leggere le altre lettere. Sono molte. No, le prometto che per l'ora di cena lei sarà a casa. Va bene, le leggerò. Allora, questo caffè, come lo vuoi? Ristretto, grazie. Lettera di Colombina ad Arlecchino. Venezia, 14 marzo. Caro Arlecchino, come va? Io non riesco ancora a fare niente. Il dolore per la morte di papà e per la tua situazione è fortissimo. Sto quasi sempre in casa e vedo poca gente. Ieri è venuto Brighella. Quell'uomo non mi piace. Dice di essere mio amico, ma in realtà lui pensa solo a se stesso. Infatti, quando è arrivato, ha voluto subito vedere il tuo quadro. Ha chiesto il prezzo e poi in meno di mezz'ora lo ha comprato ed è andato via. Davvero un grande amico. Mi ha detto solo una cosa, che tu hai ucciso mio padre. Mi ha raccontato che poco dopo le 10 ti ha visto entrare con papà nella tua camera e che più tardi, quando ti ha incontrato nel salone e ti ha chiesto di salire da te per vedere il quadro, tu non hai voluto. Per questo è sicuro che tu sei l'assassino. Invece io sono sicura che l'assassino è Brighella. Infatti, poco prima delle 11 l'ho visto andare nell'ufficio di mio padre. Se è vero, come dicono i medici, che papà è morto tra le 10 e le 11, allora l'ho ucciso lui. Per quale ragione? Non lo so, forse per soldi. Quando starò meglio andrò alla polizia a raccontare la verità. Ora però non ho la forza per fare niente. Scrivi presto. Ti amo, Colombina. Postscriptum. I soldi del quadro li porterò domani al tuo avvocato. Lettera di Arlecchino a Colombina. Venezia, 18 marzo. Cara Colombina, leggo che sei ancora molto triste. Devi avere coraggio. Sono sicuro che in poche settimane scopriremo la verità sulla morte di tuo padre. Vedrai che presto tutta questa storia finirà. Io non sto troppo male. Oggi il mio avvocato mi ha portato i soldi di Brighella e così ho risolto una parte dei miei problemi. Ho pensato molto alla tua ultima lettera e per spiegare meglio le cose ti voglio raccontare come ho passato la sera di Carnevale. Brighella ti ha detto che all'inizio della festa, poco dopo le 10, io e tuo padre siamo andati nella mia camera. È vero, ma siamo rimasti là solo qualche minuto. Poi lui è tornato nel suo ufficio e io sono sceso alla festa. Tu mi hai visto. Ho ballato, ho letto poesie e ho parlato un po' con tutti, anche con Brighella. Su questo nostro incontro però Brighella non dice la verità. Lui non mi ha mai chiesto di vedere di nuovo il quadro. È vero il contrario. Io l'ho invitato a salire in camera mia, ma lui mi ha detto di avere un appuntamento importante e poco prima delle 11 mi ha lasciato. Sappiamo che è andato da tuo padre. Infatti, proprio a quell'ora tu l'hai visto entrare nel suo ufficio e per questo sei sicura che lui è l'assassino. Ma io mi chiedo, se l'ha ucciso, perché l'ha fatto? Per i soldi, tu dici. Certo, Brighella è un uomo d'affari e forse ha capito di non poter pagare i suoi debiti con la banca di tuo padre. Pantalone, però, lo ha sempre aiutato. Perciò la tua idea mi sembra poco probabile. E poi, se Brighella ha ucciso tuo padre nell'ufficio, perché hanno trovato il suo corpo in camera mia? Voglio pensare ancora a tutto questo. Certamente qui il tempo non mi manca. Un abbraccio, Arlecchino. Lettera di Arlecchino a Brighella. Venezia, 18 marzo. Egregio signor Brighella, oggi mi sono arrivati i soldi del quadro. La ringrazio molto. Ora la mia vita sarà un po' più facile. Qui sono molto solo e ho bisogno di parlare con qualcuno. Per questo le chiedo un po' del suo tempo. Da quando Pantalone è morto ho un solo pensiero. L'ha ucciso sua figlia. Le spiego perché. Come lei sa, per uccidere Pantalone l'assassino ha usato un tagliacarte. Bene, quel tagliacarte, una bellissima opera veneziana del XVII secolo, l'ho comprato io qualche settimana prima della festa di Carnevale. Mi ricordo che quando Colombina l'ha visto, l'ha preso in mano e ha cominciato a scherzare sulla possibilità di uccidere.
Qualche giorno dopo io e la ragazza abbiamo parlato di pantalone. Colombina mi ha detto di avere un padre violento ed egoista. Poi ha iniziato a piangere e ha gridato di volere la sua morte. Mi ha anche chiesto un aiuto per uccidere Pantalone. Io naturalmente non ho creduto a quelle parole e ho cercato di cambiare discorso. Ma adesso, dopo la morte del nostro amico, cosa devo pensare? Se trova un po' di tempo, perché non mi scrive la sua opinione su tutta questa situazione? Cordialmente, Arlecchino. Capitolo quarto. Questi tre sono proprio dei veri amici, dice il direttore con voce ironica. Tutti accusano tutti e alla fine non c'è niente di chiaro. Non sono d'accordo, risponde Altiero. Dopo poche lettere sappiamo già che ci sono tre possibili assassini. È importante. Non solo, sappiamo anche che Arlecchino, contrariamente a Colombina e a Brighella, non ha mai avuto problemi con Pantalone. Veramente questo lo dice solo Arlecchino. E poi tutti hanno visto il morto nella sua camera. Ma questo non basta per dire che Arlecchino è un assassino. Certo, anche le parole di Colombina, una ragazza sola innamorata, non bastano per accusare Brighella. La sera scende su Venezia. La pioggia continua a cadere sui canali della città. Sono le 6:30. Qualcuno bussa alla porta. È Luca Forti, giornalista della pagina economica e vecchio amico del direttore. Ciao Luca, puoi aspettare 5 minuti? Finisco di parlare con Altiero e sono da te. Ti puoi sedere su quella sedia. Grazie. Risponde Luca Forti dall'alto dei suoi 197 centimetri. C'è qualche problema? Sono più di 2 ore che parli con Altiero. Nessun problema, dice il ragazzo. Però ho scoperto una cosa molto importante sulla morte di Pantalone. Pantalone? La cosa mi interessa molto. È stato un grande banchiere. Allora vieni vicino al computer e leggi queste lettere con noi. Lettera di Colombina ad Arlecchino. Venezia, 21 marzo. Ma allora sei pazzo? Come hai potuto scrivere quelle cose a Brighella? L'ho visto ieri mattina in piazza San Marco. Abbiamo bevuto un aperitivo insieme e lui mi ha detto cosa pensi di me. Bastardo! Come hai potuto parlare a Brighella dei miei problemi con papà? E soprattutto, come hai potuto dire che l'ho ucciso io? Tutti ti credono un assassino perché hai una storia d'amore con me. E con l'omicidio di Pantalone hai cercato di diventare il marito di una ricca signora piena di soldi. In tutta Venezia solo io ti voglio aiutare. Tu? Cosa fai? Scrivi a Brighella per dire che io ho ucciso mio padre. Grazie, Arlecchino. E a mai più, Colombina. Lettera di Arlecchino a Brighella. Venezia, 22 marzo. Caro Brighella, non la capisco. Perché ha raccontato tutto a Colombina? Forse non sa che la ragazza dice che lei è l'assassino di Pantalone. L'ha vista entrare nell'ufficio del banchiere poco prima delle 11 e secondo i medici Pantalone è morto proprio tra le 10 e le 11. Un'altra cosa. Pantalone le ha sicuramente prestato molti soldi e normalmente i debiti sono una buona ragione per uccidere. Insomma, le voglio dire di stare attento. Per ora tutti mi credono l'assassino, ma se Colombina comincia a parlare con la polizia, per lei possono nascere molti problemi. Cordialmente, Arlecchino. Lettera di Brighella a Colombina. Venezia, 23 marzo. Cara Colombina, ma cosa ti salta in mente? Capisco che per te deve essere terribile pensare ad Arlecchino come all'uomo che ha ucciso tuo padre, ma non c'è altra spiegazione. È vero. La sera di Carnevale, verso le 11, sono andato nell'ufficio di Pantalone, però non ho trovato nessuno. Un'ora dopo ho visto tuo padre morto nella camera di Arlecchino. È la verità. So che non hai mai detto alla polizia che tu mi credi l'assassino. Bene, continua così. Non voglio problemi. Se vuoi, ci possiamo incontrare di nuovo per cercare di capire cosa è successo quella notte. Un abbraccio, Brighella. Capitolo quinto. Luca Forti, in piedi dietro alle sedie di Altiero e del direttore, interrompe la lettura. Aspettate, Brighella sta parlando della festa di Carnevale a casa di Pantalone. Bravo Luca, vedo che sei una persona intelligente, dice il direttore. Le lettere parlano proprio di quella festa, interviene Altiero. Sto cercando di spiegare al direttore che Arlecchino non è l'assassino di Pantalone. Sapete che io sono stato a quella festa? Chiede Luca Forti. Veramente? Certo. Ho anche incontrato il signor Brighella. Lo conosco bene.
È uno dei più importanti uomini d'affari di Venezia. Hai parlato con lui quella sera? Domanda Altiero. No, l'ho solo salutato. Quando l'ho visto mi è sembrato un po' ubriaco. Poi hanno trovato Pantalone morto e tutto è finito. Fino a quel momento ricordo una bellissima festa, bella musica, belle maschere. E poi? E poi ricordo che Arlecchino è stato simpaticissimo. Per tutta la sera ha letto poesie, parlato di arte e cantato. Allora hai conosciuto Arlecchino, l'assassino? Domanda il direttore. Non è l'assassino. Ripete ancora una volta Altiero. Continuiamo a leggere. Lettera di Brighella a Colombina. Venezia, 27 marzo. Cara Colombina, da qualche giorno sono nervosissimo e non riesco a dormire. Le tue idee non mi danno pace. È vero che ho molti debiti con la banca di Pantalone ed è vero che in questo momento i miei affari non vanno bene. Certo, qualcuno può anche dire che ho ucciso per i soldi, ma io non l'ho fatto. È stato Arlecchino. Tu lo sai benissimo. Come puoi continuare a difendere quell'uomo? Non hai ancora capito che lui ti accusa di essere l'assassina di tuo padre. Ieri ho pensato di nuovo a tutta questa storia e ho ricordato una cosa importante. Qualche settimana prima di Carnevale, quando Arlecchino mi ha invitato in camera sua a vedere il tuo ritratto, mi ha anche mostrato quel bellissimo tagliacarte del XVII secolo. L'abbiamo guardato con interesse. Poi Arlecchino l'ha messo in un cassetto e l'ha chiuso a chiave. Questo vuol dire che solo lui l'ha potuto usare per uccidere. Sei d'accordo? Prima di andare a dire alla polizia che io sono un assassino, pensa a tutto questo. Un abbraccio, Brighella. Lettera di Colombina a Brighella, Venezia, 28 marzo. Caro Brighella, rispondo alla sua lettera con poche parole. È certamente vero che qualche settimana fa lei ha potuto vedere il tagliacarte in camera di Arlecchino. L'ho visto anch'io e mi è piaciuto molto. Deve sapere però che Arlecchino lo ha regalato a mio padre pochi giorni prima di Carnevale. Da quel momento il tagliacarte è rimasto sopra il suo tavolo, in ufficio. Dunque l'assassino lo ha potuto prendere senza problemi e non ha certo avuto bisogno di chiavi. Un'ultima cosa. Se lei è sicuro che Arlecchino ha ucciso mio padre, perché ha tanta paura della polizia? Cordialmente, Colombina. Capitolo sesto. Io ho capito. L'assassino è sicuramente Brighella. Ma cosa dici, Luca? Chiede il direttore. Sei arrivato da mezz'ora e credi già di sapere tutto. Luca Forti cerca di spiegare. Certo, Brighella ha troppa paura. Questo vuol dire che l'assassino è lui. Ma no! Interviene Altiero. Arlecchino ha ragione! Brighella è sempre stato amico di Pantalone e ha sempre avuto debiti con lui. Per quale motivo lo ha ucciso proprio adesso? È chiaro, per il quadro. Secondo me... Continua Luca Forti con voce emozionata. È successo questo. Poco prima delle 11, Brighella ha incontrato Pantalone. I due sono usciti dall'ufficio e sono andati in camera di Arlecchino a vedere il ritratto di Colombina. Se ho capito bene, Arlecchino è un grande artista, quindi il quadro deve avere un grande valore. Noi sappiamo che a Brighella quel quadro è piaciuto molto, però sappiamo anche che Arlecchino ha sempre venduto i suoi lavori a Pantalone. E allora? Domanda Altiero. E allora, secondo me, i due hanno cominciato a discutere e a litigare per il quadro, per fare un buon affare. Luca Forti resta un momento a pensare, poi continua. Durante la festa Brighella ha certamente bevuto molto. Vi ho detto che quando l'ho visto mi è sembrato ubriaco? Sì. Dice Altiero. Quindi, secondo te, durante la discussione sul quadro, Brighella ubriaco ha perso la testa e ha ucciso Pantalone? Esatto. Risponde Luca Forti. È una buona ipotesi. Dice Altiero. Ma questo vuol dire che prima di uccidere, Brighella è dovuto tornare nell'ufficio di Pantalone a prendere il tagliacarte. O forse... Continua Luca Forti. Il tagliacarte non è mai stato in quell'ufficio e Colombina non dice la verità. Bravo Luca, finalmente hai capito. Dice il direttore. Colombina non dice la verità, infatti è lei l'assassina. Alle 11 ha incontrato papà ed è andata con lui a vedere l'ultimo quadro del suo amore. Il padre, egoista come sempre, con parole poco gentili, ha detto di non essere interessato a quel ritratto. Allora Colombina ha cominciato a piangere, a gridare, poi con le chiavi ha aperto il cassetto di Arlecchino, ha preso il tagliacarte e zac! Lo ha ucciso.
Io farò la stessa cosa con te, Altiero, se continui a leggere le lettere private di questi tre. Il direttore prende il cappello, la giacca e l'ombrello. Poi saluta. Buonasera, signori. Io vado a cena. Arrivederci a domani. Altiero Ranelli e Luca Forti lo guardano senza dire niente. Conoscono il loro direttore e sanno che in certi momenti può essere molto strano. Poco dopo cominciano di nuovo a leggere. Lettera di Colombina ad Arlecchino e a Brighella. Venezia, 30 marzo. Carissimi, vi scrivo con il cuore pieno di emozione. Ieri sera sono entrata nell'ufficio di papà e per la prima volta nella mia vita ho guardato le sue carte. Ho visto una busta gialla, l'ho aperta e ho trovato questa lettera. Cara Colombina, cari amici, sono vecchio ormai. La situazione è troppo difficile per me e sento di non avere più le forze di un tempo. Qualche anno fa la mia piccola banca ha prestato molti miliardi al Giardini. Lo conoscete tutti molto bene e sapete che Giardini, in poco tempo, è diventato uno dei più grandi capitalisti italiani. Sapete anche che un mese fa, pieno di debiti, Giardini è fallito. Così ho perso molti soldi. Per risolvere la situazione, ho pensato di chiedere aiuto alle grandi banche di Milano e Roma. Questa mattina, però, ho saputo che nessuno mi darà una lira. Anch'io devo fallire. Sono vecchio. La mia piccola banca è stata la mia vita e ho deciso di morire con lei. Vi chiedo scusa, Pantalone. Lettera di Brighella a Colombina e ad Arlecchino. Venezia, 31 marzo. Carissimi, la lettera di Pantalone mi ha impressionato molto. A questo punto vi devo dare delle spiegazioni. Il pomeriggio di Carnevale, Pantalone mi ha telefonato per parlare di Giardini e dei problemi con le grandi banche. Durante la telefonata mi ha anche chiesto di pagare subito tutti i miei debiti. Adesso capisco il perché. Pantalone ha cercato fino all'ultimo momento di salvare la sua banca. Comunque, alla fine della telefonata mi ha dato un appuntamento per la sera. Alle 11, quando sono arrivato davanti al suo ufficio, ho bussato, ma nessuno ha risposto. Ho aperto, sono entrato e ho trovato Pantalone, morto. Non ho capito più niente. Ho avuto paura della polizia e soprattutto dei miei debiti. Così ho preso Pantalone e l'ho portato in camera di Arlecchino. Poi sono tornato alla festa. Aiutatemi, ho paura della polizia. Brighella. Epilogo. Luca Forti e Altiero Ranelli sono senza parole. Ma tu? Comincia Luca. Hai già letto queste ultime lettere o è la prima volta? È la prima volta. Guarda la data. Colombina e Brighella hanno scritto oggi, sicuramente nel pomeriggio. Perché alle 4 io non ho visto niente? I due restano di nuovo in silenzio. Poi Luca guarda l'orologio. Sono le 8:20. Abbiamo il tempo per cambiare la prima pagina del giornale. Questo è uno scoop nazionale. La morte di Pantalone è legata al fallimento Giardini. Certo, e per Venezia è una notizia importante. Da un mese tutta la città parla di Arlecchino e Pantalone. Avanti, telefoniamo al direttore. Deve venire subito qui. Il giorno dopo, il Gazzettino esce con questa prima pagina. Arlecchino innocente! Le grandi banche hanno ucciso Pantalone! Solo ieri la figlia Colombina ha trovato la lettera d'addio. È stato un suicidio. Tutto è nato dal fallimento Giardini! Uomini e soldi. Il direttore. Viviamo in tempi difficili. Il progresso economico e civile della nostra società non è in discussione. Siamo ricchi, le nostre case sono belle ed eleganti, i nostri figli hanno la possibilità di studiare, di fare sport, di vivere felici. Grazie alla democrazia possiamo scegliere liberamente i nostri governi. I mass media ci portano ogni giorno notizie su mondi e uomini lontani. La scienza e la tecnica crescono con grande velocità, eppure davanti alla morte. La morte di un uomo ricco e importante come Pantalone, siamo senza risposte. Pantalone è morto solo. Dopo una vita di lavoro per la sua banca, davanti ad una difficoltà,
quest'uomo non ha avuto la forza per continuare. Nessuno dei suoi amici, i grandi banchieri, i politici importanti, i ricchi industriali, lo ha potuto o voluto aiutare. Parliamo dell'uomo e non del banchiere. Le banche nascono e muoiono, e nessuno per questo piange o ride. Davanti al fallimento di un uomo, invece... Continua a pagina 2. È morto a Carnevale. La verità viene da un computer. Altiero Ranelli. Pantalone è morto un mese fa, durante la notte di Carnevale. Fino ad oggi la polizia ha sempre pensato ad un omicidio e ad un colpevole, Arlecchino. Oggi, finalmente, il Gazzettino può presentare ai lettori la verità su quella notte e su quella morte. È stato un suicidio. Pantalone ha deciso di morire per i debiti della sua banca. Il banchiere ha spiegato tutto con una lettera alla figlia Colombina e agli amici. Continua a pagina 2. L'ultima banca di Venezia, Luca Forti. La Goldon è sicuramente l'ultima banca tutta veneziana. È nata più di 200 anni fa ed è sempre stata un'istituzione molto importante per la nostra città. Anche negli ultimi tempi, questa piccola banca ha usato il suo capitale per aiutare l'economia della città. Continua pagina 16. Lettere d'amore. Laura Bogi. Da che mondo è mondo, gli innamorati hanno comunicato con dolci lettere d'amore. Certamente i cuori dei nostri nonni e delle nostre nonne hanno palpitato davanti a messaggi arrivati per posta o portati da qualche amico. Oggi, nel mondo della tecnologia, altri cuori palpitano e piangono davanti a freddi computer. I sistemi informatici portano in pochi secondi i messaggi dell'amore lontano. Le lettere di MondoNet ci dicono che anche se tutto cambia alla velocità della luce, alcune cose non sono cambiate e mai cambieranno. L'amore, le passioni, i sentimenti. Continua a pagina 8.